Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video speciale della settima stagione di WWE Supercard. Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo video. Quest'oggi siamo finalmente sulla settima stagione di Supercard, ragazzi. Siamo qua, finito il download, finito l'aggiornamento, finita la manutenzione, possiamo entrare in game. Quindi prima Riddick Moss, ovvero anche prima carta Sciame, ce la prendiamo e poi prendiamo subito quanto la pro e la mettiamo subito nel performance center. Voglio averla pronta prima di giovedì. Prima carta Sciame per noi. E qui abbiamo anche finalmente anche una nuova future dello stile e la tecnica. E qui la devo un po' studiarmela. Blocchiamoci pure la carta, prendiamoci anche la seconda Riddick Moss. Abbiamo finito tutti quanti i nostri super gettoni, abbiamo accumulato con tanto sudore durante le stagioni passate, va benissimo. Yes! Abbiamo 73 carte, un sacco, un sacco. Eccola qua, signori. Oh! Stone Cold Steve Austin! Mi sa che non è male. Mi sa che non è male. Stone Cold, yeah! Ok, ok. One eternity later. Sì! Oh madò, un'ora di orologio, ragazzi, un'ora. Un'ora per, cioè, nemmeno, non lo so, cambiare ogni cosa, strategie per aumentare anche di una singola unità il parametro. Ho speso crediti anche per ripristinare alcune abilità di alcuni equipaggiamenti. Il Re Misterio, se voi avete completato questa missione in Mastodonte avrete il Re Misterio, quello bello bello. Io invece mi accontento di una piccola Sciame e va bene, ci sta. Signori, Sciame per noi. 3, 2, uno, bam! Apollo Crew! Attenzione, abbiamo Sciame e Apollo Crew. Singola! Vediamo un attimo. Blocchiamo ovviamente, che anche se la alleniamo comunque ci servirà in altri deck. Che comunque nel deck, quello della Ring Domination di questa settimana, siamo già Sciame. Quindi andrò a prendermi la Mastodonte, ragazzi. Andiamo a prenderci la Mastodonte. Ragazzoli, direi che è il momento di andarci a prendere la Freddy. Arriva ora. No, ora. Yes! Oh! Boom! Roman! Yeah! Oh no, buono Roman. Roman Sciame, ragazzi. È la nostra freebie, è la nostra freebie. Ragazzi, non potete dire che non mi sono impegnato in questi giorni per cercare di salire questo piccolo gradino. Oddio, impresa, madonna che impresa. Vabbè, abbiamo anche Roman. Andiamo a rompere ogni shard. Sicuramente qualcosa resta, perché di 60 shard qualcosa comunque potremo portare avanti, e magari qualche carta minore o nella, no, che carta minore, nella medaglia eroica, carta minore della medaglia eroica, ecco, volevo dire, insomma, che a quanto ho capito non ho ben capito se in modalità eroica dovrebbero essere le stesse carte che ci sono qui. Quindi intanto, ragazzi, Sonya Deville è nostra. La seconda copia è nostra. Io comunque adesso l'alleno, perché comunque 4 milioni e 2 mi ci arriva e andrà nel deck principale al posto della nostra amatissima SummerSlam 20 di Sony, di Shayna Baszler. Mamma mia, combinabili mastodonte. Guarda lì che bellezza, ragazzi, che bellezza. Non pensavo di arrivare a prendermi questa carta, sinceramente. Grazie alla Flash Road to Glory, che è stata veramente easy. È stata abbastanza lunga l'ultima carta, però vabbè, ehi. 100%, 100%, ok. 100%, 100%, ok. Quindi, signori, andiamo a combinare la nostra prima carta fusione mastodonte. Biggie, ragazzi. Vai! Stai per combinare la superstar dotata di equipaggiamento, tutto l'equipaggiamento verrà trasferito... Sì, va bene. Aspetta, ci teniamo, perché sono diversi, vedi, queste sono differenti. Allora, Katia, dopo la vittoria, 45% di probabilità di applicare il bonus dei big ending al prossimo incontro. Rovescio, dopo la sconfitta, 55% di possibilità di rigiocare l'incontro con nuove statistiche di abbinamento.
Veniamoci alla catena, va. E signori, oh, di già, nemmeno da allenare. Perfetto, siamo già a Mastodonte. Wee! Yes, yes. Oh, dai. No. Ora, arriva. Eccola, signori, ci siamo. Johnny Gargano, signori. Singola, ma va bene. Johnny Gargano è la nostra carta mastodonte. Vedi. La blocchiamo. La alleniamo. La mettiamo nel deck. Preferisco andare direttamente al massimo. Ditemi voi magari nei momenti cosa avete scelto di fare. Io direi di andare direttamente qui. Andiamo con il primo pacchetto, ragazzi. Seth Rollins o Becky Lynch? Acquistare Ricetta San Valentino 1, direi proprio di sì. Signori, abbiamo aspettato quasi un mese per questo pacchetto. Andiamo ad aprircelo in modo più fiero possibile. 3, 2, 1. Boom! Seth Rollins! Ok, avrei preferito, mannaggia, a Becky Lynch, avrei preferito lei a questo punto, perché se il prossimo è la Becky Lynch avrei fatto la pro, ma non lo so a questo punto se sono una e una, vabbè. Comunque, Seth Rollins ce l'abbiamo. E sicuramente andrà comunque nel deck principale. Nel deck principale o comunque giù di lì, quindi comunque è un'ottima carta, edizione limitata. Veramente, veramente ottima, ragazzi. E a questo punto si va con il secondo pacchetto. Se appare Seth Rollins è fatta, a questo punto bisogna puntare su di lui. E Becky Lynch mi dispiace. Se ti trovo, va bene, vai nel deck principale pure tu. Ma se trovo Seth Rollins, sti cazzi, Royal Rumble 21. Tanta robetta. Signori. Potrebbe essere una svolta, perché con la Royal Rumble Pro potremmo davvero arrivare a Royal Rumble. Potremmo. 3, 2, 1. Sì! Boom! SmackDown, save yourself! Fucking Rollins! Pro! Bello! D'altro canto potrebbe servirci anche una donna da sostituire alla Sciame di Lana. Non lo so, onestamente, tutto potrebbe andare bene, sinceramente, tutto può andare bene. Quindi dai, andiamo a spacchettare la ricompensa Royal Rumble 21. Bam! Bam, dai! Vai, oh! Yeah! Donna per noi, Zan! Scegli, signori, attenzione! Vai! Non c'è neanche bisogno di fare Seth Rollins, siamo già a Royal Rumble, signori, wow! Oh yeah! L'ultima, me la fa sudare fino all'ultimo, guarda che pezzo di madonna, ragazzi! Eccola! Oh yeah! Beh, cosa sperare di meglio? Io penso proprio no. Penso che non ci fosse niente di meglio che una Sasha Banks. Muovi. No, infatti. Vai! Ah, attenzione. Allora, dopo la sconfitta 55% possibilità di giocare l'incontro con nuove statistiche. O sforamento, dovete 50 di applicare il danno in eccesso. No, sforamento è veramente OP, eh. O sforamento tutta la vita. E abbiamo fatto anche l'obiettivo del... Poi lo dico. Del Super Pass. E Seth Rollins. Con l'animazione che è veramente bella. Mi piace, mi gasa. Guarda, mi tocca fare con questi video, ragazzi, ultimamente, incredibile. Dov'è? No, devo andare di qua, faccio così, tutto. La toglio a Scarlett. E ti rendi conto, devo giocare in questo modo per provare a tutti i costi arrivare per un pelo al nuovo livello, mamma mia. Bello giocare free to play, ma insomma... qual era il potenziamento adesso? No. Era questo. Ma solo potenza? No. Era questo. Carisma. Cambia nulla. Obiettivo completato. Rafforza una carta. Mi sa che questo qui ci dà qualche ricompensa ladder. Ok. Però a questo punto dobbiamo allenarla. Forse qualche parametro in più ci servirà per salire di livello. Andiamo con elementale.
Yoshirai che non sa nessun deck, pure lei. Vediamo. Boom! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Thank you, Jimmy! Grazie, Jimmy! Oh yeah! C'è un ciafo, eh! Guarda, mi manca le ultime 5, scommettete, scommettete! Non ci si fa. Eccola! We all wanna go big, then say that! Ho! Quasi! Ah! Big E, nostra prima carta. WrestleMania 37, ragazzi, mannaggia, ci avevo quasi creduto quando si è girato, mi sembrava... Annaggia, sembrava lui. Va benone. Magari con... allenare lui forse... Aspetta, ora devo fare una cosa, perché non vorrei sbagliare a sacrificarla into the dust. Aspetta, perché adesso faccio questo lavoro, ma se la sacrifico poi bestemmio fino a domani, Fermi un attimo. Perché arrivo qui, devo cliccare. 680 punti, buoni. Sul lucchetto e non sulla shard del... No, che cavolo. Andiamo a vedere qua che abbiamo come carta WrestleMania 37. Abbiamo un bellissimo Big E che si ricorda, insomma, è stata la nostra prima carta WrestleMania 37 come freebie in draft board appena arrivati a questo livello. Quindi, ragazzi, come è successo penso in ogni stagione a questo punto, quasi, non lo so, ma almeno in 3 stagioni sicuramente, andiamo a prendere la nostra freebie che troviamo subito poi in un evento subito dopo, insomma, perché poi WrestleMania, che è già da un po' che esiste il tier WrestleMania 37 nel gioco, ma noi siamo arrivati da un par di settimane, quindi diciamo che è recente come cosa, e quindi trovare subito la nostra prima carta pro, che manca neanche 600.000 punti, quindi un attacco o due forse ce la faccio anche a prenderla. Quindi, ragazzi, è stata veramente easy questa scala. Direttamente nel Performance Center. L'altro non è ancora allenato al 100%, gli manca forse una ventina di incontri giù di lì. Ma ehi, secondo Big E per noi, veramente felici per questa cosa. Mamma mia, perfetto. Ok, ecco, posizione 9703. Ok, è rimasto mi sembra 9800, quindi è ancora meglio. Benissimo, 12.000 punti in totale, e andiamo a prenderci questo Razor Ramon, signori. Bam! Ok. La nostra prima carta evento per WrestleMania 37, che possiamo comunque potenziare ulteriormente a pro, se no sarebbe stato comunque, vabbè, Mr. T. Ma sono contento di questo risultato, perché attualmente ho giocato totalmente free to play, senza spendere neanche un soldo, senza neanche spendere un credito. 9700, dai, not bad, sono contento. Good. Allora, diamoli 3 carte, di quelle belle. Andiamo a vedere. Dovremmo salire forse anche di livello, suppongo di sì. Arrivato a 6 milioni e 400 in media, vedi? L'avevo detto che più o meno diventava forte quanto... Anzi, mi sa che Big E è più forte. Vedi, Big E è più forte. Vabbè che sta anche nello slot dell'impeto, io ci metterei Razor Ramon anche nell'impeto. Però, come vedi, è una pro molto scarsa rispetto a quella che poteva essere, posizioni ancora più alte, Ma io sono contento, a me non mi interessa, a me va bene. Gli ultimi pacchetti, ragazzi, io andrei prima a prendermi questo qua, dove all'interno c'è Alexa Bliss. E qui c'è Alexa Bliss al 100%, perché se siete di livello inferiore c'è una carta, credo, o di livello Rumble 21 o precisamente 7, non lo so quanto, come può essere, se è di rarità minore può pescare ancora qualcosa in maggiore, non lo so. Ma chi è di livello precisamente 7 avrà per forza lei, signori, Alexa Bliss. Yeah, fantastico, il design è wow, semplicemente wow. Io questa la blocco a prescindere, e questa è la nostra donna WrestleMania 37 per eccellenza. Ma qui in questo pacchetto c'è la possibilità di prendere anche la seconda, perché fra tutte quante le carte c'è anche lei. Non lo so se vado a prendere Alexa qua, raga. Abbiamo fatto una pro devastante, arbacio si dice. Si va? 3, 2, 1. Mannaggia, ci stavo quasi credendo. Abbiamo Asuka primordiale e mannaggia te, Alexa Bliss, sciame. Niente, abbiamo... non dico fallito, perché comunque una ce l'abbiamo, abbiamo portato a termine la missione e l'abbiamo presa, però purtroppo non abbiamo fatto la pro, e quello mi rode un po'.
va bene, andiamo con deck forgiatura. Quindi si va a pullare questa carta qua, signori. Dai! Eccolo qua, il nostro primo pacchetto forgiatura, la nostra prima carta forgiatura prima del, del superamento di livello. Speriamo che questa ci porterà ad un nuovo livello, che magari sarà una pro presto, il più presto possibile. SummerSlam si avvicina e quindi, signori, bisogna correre, correre più che mai. 3, 2, 1. Oh, oh, Nia Jax forgiatura, buono, 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 fermi, 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 potrebbe diventare forte, fermi, donna, forgiatura, signore, potrebbe essere la svolta che cercavamo, io la butto al livello massimo, gli do tutto quello che ho, tutto. Che è successo? Ah, ok, avevo levato lo schermo. Siamo forgiatura. È cambiato anche il nostro Wild Wednesday. E adesso, signori, guardalo, missione Stacy Cabler, avremo lei garantita. Oh, si sa che arriva SummerSlam tra po', si sa. Oh, stasera si prende una carta forgiatura qua. Signori, stasera episodio XXL. Vai! 5.000 partite, carta forgiatura, Nia Jax, no, è uomo. Oh, boom! Kane! It's gonna be Kane! Signori, stasera ci prendiamo anche la draft board. Ma no, so stracarico, 500 crediti, madonna, si ritorna in alto, in alto! Possiamo giocarci questo evento, 1.000 crediti per noi! Grande così, madonna, che sederone questa sera, Crisis, che sederone! Ora, sinceramente, è da un po' che non sculiamo, stasera magari, visto che sono carico, può succedere, può accadere. Ecco, signori, first forgiatura, first forged, Kushida, signori, Kushida! Peccato! Poteva essere anche Kane, magari, no? Poteva essere Kane. Va bene. Forza e carisma, o forza e velocità, o resistenza e carisma. Insomma, o forza e resistenza, o carisma e velocità. Almeno le combino con gli altri due, ciò. Andiamo a vedere 3, 2, 1. SummerSlam 21. Sì, magari. Magari Royal Rumble 21, manager Maryse con soltanto carisma. E tu andrai, mi dispiace per te, ma nella camera di fusione. E devo far vedere anche la camera di fusione, l'ultima carta che ho pullato. La carta che ho pullato, ve la faccio vedere dopo. La carta forgiatura, camera di fusione. Signori, ci mancano gli ultimi due pacchetti, quindi direi di andarci prima a prenderci Stacy Cabler con questo pacchetto qua, che è garantita, quindi ehi, Stacy Cabler, welcome. Non mi ricordo neanche se c'era lei in prima o seconda stagione. Credo che non c'era mai stata. Confermato, non me lo ricordo. Comunque al limite ci riguardo, ma mi sembra che non c'era mai stata. Comunque adesso l'alleno, eh. Blocchiamola, non facciamo cagate. Mi spiace. E a questo punto, signori, ci manca l'ultimo pacchetto. Qui ci potrebbe essere. No, qui c'è sicuramente una donna. C'è sicuramente una donna, mi sembra di ricordare che la volta scorsa abbiamo visto nel pacchetto era una donna garantita con la possibilità di trovare Stacy. Dobbiamo proprio aprire il nostro sederone qui, proprio aprirlo a 360 gradi, proprio sculare tantissimo. Anche Sasha Banks, guarda, la vorrei, anche se avresti le mie 37, perché sarebbe buono fare una bella prova anche lei. Ma se fosse Stacy... 3, 2, 1. Nisba. Addirittura ce n'erano 4, non me lo ricordavo, pensavo erano una soltanto. Quindi Nikki Cross, SummerSlam 20. Abbiamo fatto la pro, wow. Okay. Dacci dentro, dacci dentro. Me lo dai adesso per la missione che tanto ho già fatto. Perché sta cosa? Perché?
finalmente ci siamo, il grande giorno è arrivato. Finalmente anch'io sono arrivato al nuovo livello, SummerSlam 21, ragazzi, i pianeti sono allineati, i titani sono risorti, oh mio Dio, un casino. Finalmente anche Crysis può giocare al massimo della potenza in questo supercard, ragazzi, finalmente. Signori, guarda, bella stellina su Madonna, ragazzi, bella. Stasera, ragazzi, andremo a fare anche il primo free pack opening nel nuovo livello. Abbiamo già 100 ticket, proprio guarda, casca a pennello, bam, perfetto, stasera proprio il video perfetto. SummerSlam! No, Gen 7, distruzione. Prossimo! Tommaso Ciampo, sì. Tommaso Ciampo, certo, come no. Vabbè, andiamo avanti. Oh, ok, Drew McIntyre. Prossimo! Eccola, signori! La nostra SummerSlam for IB... Oh, oh mamma! Bianca Belair! Donna! Donna, cavolo! Bella! Bella, trecciona, bella. Bianca Belair, signori, la nostra freebie, signori. Oh, yes! Prendo questa qui al centro-destra. Bam! No! Oddio, mi ha triggerato un botto. Ma è pro, non lo so. Da no, bianca forgiatura, no, ma è pro comunque, mi sa, Bianca pro. Due bianche stasera, bene, alleniamo. Abbiamo ok, perfetto. Signori, andiamo direttamente in performance center. Le due bianche andranno seriamente allenate perché sì. E ok, allora andiamo a farci la prova, la nostra seconda donna più potente, forse. Catena o difesa? Catena dopo la vittoria 45% di probabilità di applicare il bonus o dopo l'incontro per cima di ridurre il danno subito. No, catena. Tra i due è quello più interessante, ma a me piace lo sforamento, onestamente, è quello più figo, quello più figo. Ok, nuova carta scoperta, bene. Forgiatura, andiamo qua, signori. Queste sono le nostre quattro carte. Kofi Kingston, R-Truth, Charlotte e adesso anche Bianca Belair. Signori, andiamo a pullare. Roman, John Cena o Local Talent. 3, 2, 1. Boom. Roman Reigns. Oh yeah, Money in the Bank. Abbiamo incassato la Money in the Bank, signori. Fra tutti forse è quello che speravo di più. Oh yes, SummerSlam, Roman Reigns. Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo appuntamento con WWE Super Ragazzuoli. Guardate che abbiamo questa sera in ring Domination, ragazzuoli. Brock Lesnar, signori, grandissimo, fierissimo ritorno di Brock Lesnar, ragazzuoli. Se avete fatto anche caso, con lui sono tornate anche tutte le altre carte della stagione scorsa di Brock Lesnar, Gotico, Neon, Distruzione, tutte quelle che in questa stagione non ci sono state perché appunto lui non faceva più parte della WWE. Dai, altre due shard, Tugboat, ok, le ultime due, signori, niente, ma una gioia. Ci innestano un sacco di roba ancora da spacchettare, vabbè. Johnny Gargano and the last one, Pizan, insieme al nostro Brock Lesnar. Yes! Sì, andiamo a bloccarlo subito, non faccia cagate. Blocco, è bloccato, seleziona tutto, non è selezionato. Okay. No, perché sai, se no qui veramente starei a rosicchiare, chiuderei veramente la serie di Supercard. Signori, si va a pullare in draft board esclusiva. Ci manca sempre un bel po' di carte, quindi direi di andare totalmente casuale. Bam, questa, chi se ne frega, così. Asuka! Un altro rinforzo, non ho ancora fatta pro, ma non so neanche se la faccio pro a sto punto. Un altro rinforzo che... no, ve lo tengo, non si sa mai. Dai, vabbè. Abbiamo trovato Nox, praticamente, di livello Royal Rumble 21 Halloween. E va bene, va bene. Prossimo pacchetto dovrebbe essere... ecco, ecco. Pacchetto SummerSlam 21 Halloween. Non so se all'interno potrebbe esserci la possibilità di trovare Papa Shango, però potrebbe essere l'unica possibilità in cui... cioè, non ho ancora trovato nessuna SummerSlam Halloween. Forse una donna... quasi. PAM! Sasha
Banks. Oh yes, Sasha Banks, SummerSlam 21, Halloween Edition, yeah. Super Pass 4, si va su con una Polo Crew forgiatura. Penso che abbiamo concluso. Potrebbe addirittura arrivare Sasha Banks, eh? Non è sbagliato, potrebbe arrivare, potrebbe. R-Truth, R-Truffa, altro cadigno, ecco. Una gamba, bro, subito in forma assente, l'altra è già completa, già pronta, madonna, andiamo ancora avanti. E vabbè, tanto abbiamo quelle forgiature, signori, con questa donna arriveremo al deck dei massimi livelli. SummerSlam 21 Double Plus. Io spero che con questo video e questa stagione completa vi sia piaciuta, ragazzuoli. Ci vediamo nella prossima season. Ciao a tutti, ragazzi.